Ciao a tutti da Vittorio, come va? Beh, ci sono delle notizie secondo me positive in casa Lazio, notizie che voglio condividere con voi, perché bisogna dire una cosa, in casa Lazio ci sono un paio di situazioni spinose, come spesso, più di un giocatore è da sistemare, alcuni di questi trovano facilmente casa perché hanno un mercato, hanno fatto bene e sono seguiti da altri giocatori, da altre squadre, altri invece è molto più complicato piazzarli. Ci sono alcuni calciatori in rosa che non hanno convinto Maurizio Sarri, ci sono altri che invece sono reduci da una stagione negativa e cercano rilancio. Di solito non è facile piazzare un giocatore che hai pagato tanto e ha avuto una stagione negativa. Per questo, secondo me, la situazione di Luis Maximiliano è particolarmente complicata. Il calciatore è stato pagato tanto, 11 milioni di euro, ma ha fatto male. Anzi, in realtà non è che ha fatto male, non ha praticamente giocato. 6 minuti, questo è quanto ha giocato Maximiliano in Serie A lo scorso anno. Veramente pochissimo. Un rosso dopo 6 minuti nella giornata d'esordio e poi basta. Poi qualche comparsa in Coppa Italia e in Europa, però veramente poca roba. Maurizio Sarri ha deciso, il portiere titolare è Ivan Provedel. E dopo una stagione del genere, come fai a dargli torto? Ma Maximiliano, secondo me, non è un portiere che può restare in panchina. Deve giocare, deve rilanciarsi. Anche perché la Lazio ha investito tanto per un giocatore del genere e rischia quindi di perdere un capitale se Maximiliano dovesse marcire in panchina. Obiettivamente sembra una situazione difficile perché non puoi vendere un calciatore dopo un anno del genere perché nessuno ti pagherà gli 11 milioni che hai speso, ma è difficile che qualcuno bussi alla tua porta per chiedere di un portiere che quest'anno non ha praticamente giocato. È secondo me una delle situazioni più complicate perché Marcos Antonio, un altro giocatore che non sembra rientrare in piani di Maurizio Sarri, comunque ha giocato, ha fatto vedere di avere delle qualità, secondo me può trovare una sistemazione. Tomas Basic è un altro giocatore dalla situazione complicata che però secondo me può avere mercato, può rilanciarsi. Maximiliano, onestamente, avendo giocato così poco, non ha tante chance. La buona notizia però è arrivata ieri, infatti la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo portiere. Terracciano non ha convinto e onestamente a me Terracciano non ha mai piaciuto e i Viola sono rimasti delusi dalla stagione del portiere che ha vinto il posto da titolare a inizio estate ma poi durante l'anno ha compiuto più di qualche incertezza. Insomma, i Viola non sono più convinti che Terracciano possa essere il portiere titolare e per questo stanno cercando un altro portiere da mettere in rosa per lottare per il posto da titolare insieme a Terracciano. La notizia lanciata da Sky è che i Viola avrebbero individuato in Luis Maximiliano questo secondo portiere che deve lottare per il posto da titolare. Secondo la Fiorentina potrebbe essere appunto Maximiliano il nome giusto. La Fiorentina vorrebbe sostanzialmente creare una specie di sfida e chi vince prende il posto da titolare. Per Maximiliano sarebbe una grandissima chance, una grande chance di rilancio. Per la Lazio anche sarebbe un'ottima opportunità perché dà la chance a Maximiliano di rimettersi in mostra, magari diventa titolare, magari fa molto bene e ovviamente il prezzo del cartellino del portiere sale e la Lazio ci guadagna. Onestamente, Terracciano a me non mi è mai piaciuto. Credo che se Maximiliano avrà l'opportunità, sarà lui il portiere titolare della Fiorentina. Potrebbe diventare titolare anche a inizio campionato. Insomma, staremo a vedere. Molto dipende, secondo me, da due fattori. Il primo è se ci sarà veramente competizione, perché spesso leggiamo sì, i due sono in competizione, ma in realtà l'allenatore ha già scelto o la società ha già scelto e spinge per uno dei due e quindi la competizione c'è, ma solo sulla carta. In realtà il posto è già deciso. E secondo, se Maximiliano con quest'anno in Italia avrà capito i meccanismi del calcio italiano e soprattutto la lingua, che è stato detto, è stato uno dei limiti principali per il portiere portoghese. Sulla carta, ripeto, secondo me non c'è competizione. Maximiliano è più forte, è più giovane e secondo me è il portiere titolare se dovesse realmente entrare nella sfida. Ma sulla carta c'entra poco, è poi il campo che parla. Per la Lazio, ripeto, sarebbe un'ottima occasione. Vedremo se la Fiorentina effettivamente affonderà il colpo, se la Fiorentina veramente chiederà informazioni alla Lazio. Lazio che secondo me è apertissima al prestito, anzi la Lazio spingerà per il prestito anche senza diritto di riscatto o senza obbligo, perché la Lazio spera che il portiere si rilanci,
che faccia un'ottima stagione e il prezzo inizia a salire e magari qualche altro club l'estate prossima chiede informazioni per Maximiliano. O chissà, magari dopo un'ottima stagione alla Fiorentina, Maximiliano potrebbe tornare a Roma per insidiare Provedel come portiere titolare. Sappiamo che Maximiliano non rientra al momento nei piani di Sarri e la Lazio è anche pronta al sostituto. Appena uscirà Luis Maximiliano, la Lazio andrebbe su Audero, portiere della Sampdoria, retrocessa. Sembra che ci sia già l'accordo, ma per chiudere ovviamente bisogna registrare l'uscita del portiere portoghese. Adesso, insomma, aspettiamo solo la Fiorentina. Quando la Fiorentina si muoverà ufficialmente e troverà l'accordo con la Lazio, secondo me la trattativa sarà abbastanza veloce. E poi la Lazio si fionderà su Audero per trovare il secondo portiere di questa stagione della Lazio. Attenzione perché la Lazio ha quattro portieri tesserati al momento: Ivan Provedel, Luis Maximiliano, Adamonis e Furlanetto. Ovviamente ne servono tre per l'anno prossimo. Se Maximiliano uscita, il posto verrà preso da Audero e poi uno fra Adamonis e Furlanetto andrà piazzato. Uno può restare come terzo portiere, l'altro deve ovviamente andare via. E quindi la Lazio, oltre a Maximiliano, dovrà decidere cosa fare fra Adamonis e Furlanetto. Quindi questa è la notizia. Voi che ne dite di Luis Maximiliano? È da cedere a titolo definitivo o in prestito? Scrivetelo nei commenti sotto. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace. Mi aiuta tantissimo a crescere il canale. Ciao, grazie.